fascisti fanatici che hanno fatto cose che nessuno ha mai avuto il coraggio di fare. Già teve gente morta, già teve gente desaparecida e nunca, nunca vocês leram alguma notícia di algum partito di esquerda, di algum movimento di esquerda. Ci sono stati casi di persone scomparse, di persone anche uccise, ma mai si è stato sentito di un partito di sinistra che abbia commesso atti di questo genere. E per questo questa gente terrà che essere punita. E noi, inclusive, vamo descobrir quem são os financiadores. Vogliamo scoprire chi sono i finanziatori di queste azioni. E vogliamo garantirvi che saranno puniti. Buongiorno, allora partiamo da qui, da quanto è accaduto ieri nel tardo pomeriggio in Brasile, che come oggi praticamente tutti i giornali riportano ha vissuto il suo Capitol Hill, richiamando naturalmente a quanto accaduto negli Stati Uniti. Migliaia di sostenitori di Bolsonaro hanno assalito, come avete visto, i palazzi della politica, Parlamento, Presidenza e Corte Suprema. Ci sono stati più di 400 arresti, si è anche faticato, diciamo, a riportare l'ordine e il controllo, tant'è che è stato rimosso il governatore di Brasilia. Oggi ci sarà una riunione di emergenza di Lula, che avete sentito poi ieri sera ha parlato subito con 27 governatori e il ministro della giustizia. Ministro della giustizia che comunque ha detto che per ora tutto è stato riportato sotto il controllo. Bolsonaro, che si trova in Florida, ha respinto le accuse di aver fomentato in qualche modo e di essere il responsabile di quanto accaduto e di questa rivolta. Sostegno pieno da praticamente tutte le parti e da tutti gli esponenti politici, e anche, insomma, nel nostro paese sono arrivate subito la presa di distanza da quanto accaduto. Partiamo da qui con i nostri ospiti questa mattina. Buongiorno a Claudia Fusani del Riformista. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a Luigi De Magistris, Unione Popolare. Buongiorno. Federico Mollicone, esponente di Fratelli d'Italia. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno anche in collegamento a Martino Cervo della Verità. Buongiorno, grazie per l'invito. E Raffaella Paita, Italia Viva. Buongiorno Paita. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Mollicone, sono arrivate anche le parole di Meloni ieri sera, no? Contro ogni violenza, insomma, contro quello che abbiamo visto in Brasile, ancora una volta, diciamo così, che ci ha riportato a quanto accaduto a Capitol Hill e oggi con tutto il dibattito che c'è sugli effetti, diciamo così, del populismo. Sì, assolutamente. Il presidente Meloni è stato molto chiara, molto netta, una condanna ovviamente degli assalti alle sedi istituzionali. Diverso è ovviamente... Un pochino in ritardo è arrivato il tweet della Meloni, intorno a mezzanotte e qualcosa. Questo non mi sembra, anche perché tutti stavano seguendo... Diciamo che ha parlato prima Tajani, poi la nota della fino Lega... Fino a poco prima la RAI nemmeno seguiva. Ma noi siamo alla 7 e invece l'abbiamo seguita. Esatto, tutta. Bravi, complimenti. Io parlo anche da, diciamo, ex appartenente alla Commissione di Vigilanza RAI, seguo con attenzione il canale pubblico. Però dicevo, stavano tutti, diciamo, seguendo l'accaduto, appena, peraltro, fatta dal tweet personale, quindi non mi sembra... I tempi mi sembrano quelli giusti. Vabbè, però mi scusi, perché sennò sembra sempre che noi giornalisti raccontiamo, noi abbiamo le chat a mezzanotte. Quindi è solo un fatto di cronaca. Però, è stato prima Tajani, Meloni ha ritweetato Tajani. Che è il ministro degli esteri. Esatto, poi è uscita la nota della Lega, intorno a mezzanotte lo abbiamo tutti, insomma, poi è facile verificarlo, un tweet. Quindi la notizia è che abbiamo un presidente del Consiglio molto attivo. No, ho semplicemente detto che, sì, quello sicuramente. Che a mezzanotte twitta. Però, diciamo, con un pochino di ritardo, tant'è che ci si chiedeva come mai uscisse il Presidente del Consiglio con questo ritardo. Tutto qui, mi sono solo permessa di fare questa annotazione. Giustissimo, legittimo, fermo restando che era in corso gli eventi e che era mezzanotte, quindi io penso che le notizie sono reversibili, no? Nel modo, nei toni con cui si danno. Io penso che un Presidente del Consiglio che segue gli eventi e che a mezzanotte twitti personalmente un commento chiaro e inequivocabile, mm-hmm, sia in anticipo rispetto a una nota ufficiale che poteva uscire tranquillamente di Palazzo Chigi, dagli uffici stampa di Palazzo Chigi questa mattina.
Comunque, insomma, quello che è accaduto in Brasile vi preoccupa in qualche modo? Siamo assolutamente distanti e condanniamo gli assalti alle sedi istituzionali. La democrazia, diciamo, per carità, permette anche di contestare il risultato delle elezioni, ma si fa in maniera civile e non certo assaltando le sedi parlamentari. De Magistris. Quello che è accaduto è di una gravità inaudita e tra l'altro quella che appare essere una saldatura tra i rivoltosi e quantomeno l'inerzia delle forze di sicurezza fa capire che anche l'attacco articolato non è una manifestazione finita male. Del resto quello che accadde 2 anni fa a Capitol Hill negli Stati Uniti, quindi la saldatura Trump-Bolsonaro fa comprendere che quando lo fai negli Stati Uniti dai l'immagine al mondo che lo si può fare ovunque, che è un fatto tutto sommato che viene tollerato, e quindi secondo me la condanna deve essere molto netta. E poi Lula dà fastidio, perché Lula ha già subito qualche anno fa una vicenda giudiziaria particolarmente anomala, non si riesce ad insediare, Bolsonaro all'inizio non aveva nemmeno riconosciuto la vittoria, poi è andato in Florida. Bisogna condannare in maniera netta questi avvenimenti che sanno anche un po' di colpismo, devo dire, perché le immagini le ho viste subito ieri. La polizia non è che mi sembrava particolarmente... No, c'è grossa polemica perché la polizia... Quantomeno non ha ostacolato, ecco. Paita, questa è la polemica, diciamo, che riguarda quello che è accaduto ieri. Addirittura alcune immagini mostrano dei poliziotti che riprendono con il telefonino. Condanna netta, senza tentennamenti. In quel paese ci sono state libere e democratiche elezioni. Qui stiamo parlando di populisti eversivi che hanno... assalito i luoghi delle istituzioni democratiche non accettando il risultato elettorale. Quindi è molto importante che da parte di tutti i paesi nel mondo ci sia una condanna netta di quanto è accaduto, anche perché l'associazione con la vicenda di Capitol Hill che avete appena fatto porta, diciamo, alla luce un comportamento che come dire, si articola in diverse occasioni nelle quali non si accettano i risultati democratici delle elezioni, e quindi questo assume ancora di più toni e accenti di gravità. Io voglio sottolineare questo, mi fa piacere che seppur a mezzanotte la Presidente Meloni abbia preso le distanze, che una parte del governo abbia, diciamo, fatto la stessa cosa. Devo dire che al di là della nota della Lega non ho ancora visto il tweet di Matteo Salvini, e twitta tutto, pasta e fagioli, sagre, felpe, però il tweet, diciamo, della Lega relativo è ufficiale, a una presa di distanza, una nota personale. Hai appena detto, Mollicone, che è importante che Giorgia Meloni abbia fatto un tweet personale per la... Allora, facciamo così, per dovere di cronaca, la nota della Lega delle 22:49 dice: condanniamo ogni tipo di violenza in Brasile come ovunque, il libero voto dei cittadini si rispetta sempre. Così la nota della Lega 22:49. Poi dopo c'è stata quella di Palazzo. Confermo, diciamo, di avere appunto citato la nota della Lega. Ho solo detto che il tweet personale di Salvini, che Mollicone ha appena detto essere un gesto importante, fare un tweet anche personale per la funzione che si esercita, non c'è stato, e che siccome è un twittatore compulsivo, come dire, mi stupisce, diciamo, che in questo caso non abbia avuto quella tempestività che sarebbe stata necessaria e avrebbe probabilmente sgomberato da ogni dubbio rispetto alle amicizie, alle frequentazioni, alle tesi che molto spesso i sovranisti, diciamo, hanno sostenuto. Vabbè, adesso non possiamo far prendere le difese anche di Salvini a Mollicone. Leggiamo anche il tweet di Giorgia Meloni, del Presidente del Consiglio: quanto accade in Brasile non può lasciarci indifferenti, le immagini dell'irruzione nelle sedi istituzionali sono inaccettabili e incompatibili con qualsiasi forma di dissenso democratico. È urgente un ritorno alla normalità, esprimiamo solidarietà alle istituzioni brasiliane. Claudia. Allora, innanzitutto c'è un tema di, come dire, stanno succedendo vari fatti, sono cominciati 2 anni fa a Washington, ieri è successo in Brasile, ma in questo tempo di mezzo stanno succedendo vari fatti di questo genere, cioè il libero voto che non, come dire, che non trova le risposte che dovrebbe avere in questo senso. Mi riferisco anche a quello che sta succedendo al congresso americano in questi giorni, quando è stato votato questo portavoce, che ci hanno messo
13 votazioni per votare il portavoce del Senato, è importante, sappiamo, non è una figura terza o quarta fila. E perché? Perché c'erano 20 di questi estremisti di destra che impedivano il voto. Trump è dovuto intervenire personalmente alla fine, dopo aver messo in scena questo gioco per cui il portavoce non veniva eletto. Allora, così come ci sono stati altri voti sempre al Senato adesso, per cui cioè, persone che sono state elette e il cui voto non è, cioè le persone elette, cioè le persone sconfitte che non hanno riconosciuto il fatto che altri non sono stati eletti. Quindi c'è un tema di rispetto della democrazia e del voto che si esprime in tutti questi fatti, che sembrano secondari ma non lo sono. E questo è un tema gravissimo, è un tema molto pericoloso perché, ripeto, riguarda la democrazia. Succede in America, è successo in Brasile, per fortuna non succede a noi, dove il voto, libero voto è stato sempre riconosciuto, nessuno si è mai permesso di mettere in dubbio un risultato elettorale. Però questa è un po' la tendenza che sta accadendo nei paesi dove il populismo ha preso spazio, così come ha preso spazio in America con Trump, così come ha preso spazio in Brasile con Bolsonaro. Io penso che questa scia sia arrivata alla fine, però bisogna stare molto attenti. Ecco perché credo che il governo ieri non doveva aspettare le 22.40 e le ore 24, ma poiché i fatti gravissimi dalle immagini erano chiari fin dal pomeriggio nostro, mattina loro, insomma il governo doveva intervenire subito nel condannare in maniera netta. E questo lo ha fatto il ministro Tajani però per primo. Sì, però ripeto, è una cosa molto grave quella che sta succedendo, perché si attaccano le sedi democratiche. Come dire, non sono solo simboli, sono di più. Allora, poiché non è la prima volta che accade, non è che possiamo dire che siamo stati presi alla sprovvista, e non possiamo nemmeno dire che siccome il Brasile magari conta meno, scusami se mi esprimo in questi termini, ma insomma credo che questo sia anche un po' il pensiero, è il Brasile, non sono gli Stati Uniti, e quindi vabbè. E siccome la vittoria di Lula è stata contrastata, e siccome Bolsonaro non ha riconosciuto questo vizio di non riconoscere, cioè appunto il vizio di non riconoscere quando uno vince, parliamo di un presidente, parliamo di un senatore o parliamo di un'altra carica elettiva, è un segnale bruttissimo, perché molto grave, un segnale molto grave che credo ormai a questo punto, dopo due anni in cui accadono questi fatti, un governo liberamente, democraticamente eletto deve condannare immediatamente. Secondo me abbiamo messo anche troppo tempo a condannare, però questo è un... Martino Cervo, è un segnale che in qualche modo però potrà rafforzare in qualche modo appunto Lula? Beh, questo mi sembra evidente, lo dice già stamattina Ian Bremmer sul Corriere della Sera. È evidente che se c'erano delle ragioni per chiedere trasparenza, in particolare su alcuni aspetti del voto elettronico che alcuni consideravano poco affidabile, e metodi di questo tipo è ovvio che ottengono esattamente l'effetto contrario, sia nel merito sia politicamente nel rendere Lula un intoccabile. Se davvero, questo ovviamente è da provare, Bolsonaro avesse avuto un ruolo in queste, non si possono più definire manifestazioni, sono atti tecnicamente eversivi, sarebbe anche di una, come dire, masochismo politico ai confini della follia. Evidentemente abbiamo assistito ad aspetti, manifestazioni di una gravità inaudita, poi sul minutaggio delle condanne io auspico sempre che, come dire, un esponente politico, a maggior ragione se si trova a condurre le istituzioni, faccia con contezza qualunque sua dichiarazione, perché impegna tutto il paese, quindi meglio avere tutti gli elementi dalle persone preposte e parlare con cognizione di causa che correre per anticipare gli alleati o i rivali. Questo credo che cambi poco aspettare un'ora, e sia meglio sapere di cosa si parla. A questo proposito,
forse il paragone con la Camera, no? Il Senato americano è poco fondato, perché in quel caso nessuno ha contestato la legittimità del voto, semplicemente chi non voleva McCarthy non lo stava votando, poi a un certo punto è stato convinto, vedremo nel tempo come, e lo ha votato. Non mi pare fosse in questione la legittimità. Scusi, certo, ma anche quello è stato un tentativo di non far funzionare un'istituzione, o sbaglio, no? Quando 20 persone boicottano un voto in quel modo, ripeto, il portavoce del Senato non è una figura di quarta, quinta fila della Camera, non è una figura di terza, quarta fila, quindi è una figura importante. Come lei sa bene, in questi due anni è successo più volte che senatori eletti non sono stati riconosciuti. È la Camera. Scusate, abbiate pazienza. È successo più volte che persone elette non sono state, mi riferisco agli Stati Uniti, non sono state riconosciute. C'è questo vizio che sta prendendo, lo chiamo vizio, forse va chiamato in maniera diversa, un virus anche quello, che sta prendendo spazio, di non riconoscere delle votazioni che sono accadute. Perché non tornano bene, perché non piacciono. Questo è molto grave, per la democrazia intendo. Sì, non c'entra nulla con McCarthy. McCarthy appartiene anche a questa cosa qui, perché se non interveniva Trump a chiamare uno per uno questi, da quella situazione non se ne usciva. Allora, si cambiava candidato, come succede quando il Presidente della Repubblica si elegge dopo 30 scrutini. E invece abbiamo fatto il compromesso. Vabbè, torniamo alla giornata, però scusate, sono cose diverse. Torniamo anche alla giornata oggi molto importante, poi ci spostiamo di nuovo anche all'estero, ma soprattutto a quello che è accaduto ieri in Italia con la grande manifestazione pro-Iran. Perché oggi è una giornata importante, Mollicone, no? Oggi Meloni incontra von der Leyen e sostanzialmente sul tavolo ci sono temi molto importanti: economia, migranti e anche revisione del PNRR. Sì, è una giornata molto importante e che comunque denota a Roma appunto una nuova centralità dell'Italia anche rispetto a quelli che sono gli impegni presi sul PNRR e in generale su questioni che abbiamo riaperto e portato al centro del tavolo europeo, come appunto il tema del lato sud dell'Europa, che è quello che necessita un intervento strategico comune. Questa è la posizione italiana. Come si dice adesso, insomma, anche in termini geopolitici, la postura italiana nei confronti del tema del lato sud dell'Europa e quindi degli ingressi non controllati dell'immigrazione e dello sviluppo e dell'assistenza ai paesi africani affinché si faccia finalmente una politica di cooperazione che possa impedire lo sfruttamento e il traffico di carne umana, perché questo è. E su questo il Presidente Meloni ha impostato subito una strategia di dialogo, ma anche di grande presenza e di grande autorevolezza a livello europeo. E qui si innesta tutta la polemica anche che riguarda i porti, l'ONG e insomma una certa insoddisfazione anche però dei sindaci, no? Perché c'è sì, c'è stato l'appello di Caro, che sicuramente viene rispettato per il suo ruolo. Viene tutto dirottato verso le città governate dal centro-sinistra e non dal centro-destra. Ma vedi, la sinistra non è questa, non usiamo e non pieghiamo le istituzioni a interessi politici di parte. Semplicemente c'è un sovraffollamento dei porti consueti del sud, ed è singolare che la sinistra venga afflitta dalla sindrome del Nirby, quindi quando va bene sarebbe non nel mio giardino, va bene, per ridurre alle 8:20. Presidente Mollicone è straordinario, straordinario. Per cui non va bene, va bene quando appunto sono altre le regioni e i porti che ospitano la cosa. È giusto che ci sia un'equa distribuzione, e fino a che non ci sarà una strategia europea noi siamo appunto per questo, per portare avanti questa strategia, ma che impedisca le partenze dall'Africa, non delegando al sistemi africani che magari non garantiscano i diritti umani e il rispetto dell'umanità essenziale per noi rispetto ai migranti, ma
che appunto fino a quando non ci sarà questo, perché è una politica di medio e lungo periodo, è giusto che l'Italia affronti in maniera solidale, le coste italiane affrontino in maniera solidale, quindi le regioni italiane, il problema degli sbarchi. Non capisco quale sia il tema, insomma, sinceramente. Come titola Repubblica Migranti dirottati sul PD. Il titolo è carino, però non è questo lo spirito. Cioè, non lo so, ma penso che il principio di un autentico democratico è quello dell'accoglienza diffusa, di cui si deve fare carico innanzitutto l'Europa, che troppo spesso ha lasciato l'Italia, in particolare il Sud. Infatti, prima di parlare di nuova centralità dell'Italia, io me lo auguro, da italiano bisogna porre con fermezza questi temi. Poi invece sono molto preoccupato col provvedimento che è stato adottato dal governo sulle ONG, cioè il fatto di dire si salva una tantum ma non una seconda volta. Noi abbiamo un tema di persone che vivono condizioni drammatiche, che cercano di attraversare il Mar Mediterraneo per trovare una vita dignitosa, o anzi una vita, punto. E questi vanno salvati. Poi c'è un tema dell'accoglienza di cui si è fatto carico soprattutto il Sud in una prima fase, soprattutto i sindaci del Sud. Io mi ricordo quando ero sindaco di Napoli, il Conte 1 ci ordinò di chiudere il porto. Io disubbidì a quell'ordine perché era illegittimo e ubbidì alla Costituzione, si aprì un dibattito, io e il sindaco di Palermo fummo denunciati. Quindi è chiaro che è un tema che non può essere scaricato né sui sindaci, i sindaci devono collaborare con il governo deve dialogare con l'Unione Europea, questo non è più un'emergenza, questo sarà un fatto che ci accompagnerà tra migranti delle guerre, climatici, che non hanno cibo, non hanno acqua, quindi è un tema che va affrontato a livello globale e questo mi auguro, io ovviamente non ho nulla in comune con questo governo di destra centro, ma sono il primo che me lo auguro, se il governo assume un'autorevolezza, la smetta di farci arrivare un'altra volta l'immigrazione come tema politico da strumentalizzare, ma provare a trovare una cooperazione tra tutti i soggetti delle politiche di immigrazione. Esatto. Questo no, no, ma però posso? Cioè, sì, nel senso, se andiamo prima da Paita, sì, che tra l'altro diciamo è in una regione, se non sbaglio, è in Liguria, Paita? Sì, sì, sono in Liguria. No, perché si parla molto del porto di Genova, tra l'altro. È uno dei porti che finora non ha avuto, diciamo, non è stato destinazione. Perché non ha barco. Sindaco di... sarà un caso, però insomma non è questo il punto che voglio affrontare io. Prego. Io credo che la questione, diciamo, di una strategia europea più convincente sul tema dei migranti sia un dovere per il nostro paese e quindi mi auguro che Meloni sappia, diciamo, porre le questioni giuste, la revisione dell'accordo di Dublino e, diciamo, una maggiore solidarietà tra i diversi paesi. Mi sembra che da questo punto di vista ci sia sicuramente un'esigenza. Non so con quanta autorevolezza, con quanta forza il Paese arriverà, diciamo, a questa discussione, anche perché convengo sul giudizio in merito, diciamo, alla vicenda legata alle ONG. Io non credo, diciamo, che quello che finora il governo ha fatto vada nella direzione, diciamo, auspicata. Quello che però mi preoccupa di più dell'incontro di oggi è il tema del PNRR, perché su questo invece vedo nubi molto fosche. E che cosa intendo quando, diciamo, affermo questa cosa? E cioè, io penso che il nostro paese con Mario Draghi avesse, diciamo, fatto un buon lavoro, non solo per conquistare quelle risorse, ma anche per mettere in campo progetti e strategie convincenti. Ora, proprio ieri ho letto che Giorgia Meloni intende rinviare tutto il tema del codice degli appalti, che invece Salvini aveva descritto come il migliore dei mondi possibili e una strategia di velocizzazione dei nostri interventi sul PNRR che avrebbe, diciamo, fatto svoltare il paese. Meloni dice no, evidentemente non è il migliore dei mondi possibili e lo rinviamo fino al 2024. Tra il 2024 e il 2026 ci sono 2 anni, quindi si interverrebbe con un cambio delle regole a soli 2 anni dall'attuazione del PNRR. Questo ovviamente mi preoccupa, intanto perché chiedo al governo qual è davvero il giudizio su quella rivisitazione che ha messo in campo Salvini. È un buon codice degli appalti oppure no? Dal mio punto di vista, lo dico subito per quello che ho potuto capire, non lo è un granché,
perché stiamo parlando di 230 articoli, cioè di una complicazione delle regole, non di una semplificazione. Ed evidentemente Giorgia Meloni la pensa esattamente come la sottoscritta, se no non l'avrebbe rinviato. Seconda questione, ma davvero c'è il tempo nel nostro paese di cambiare progetti sul PNRR avendo davanti, ripeto, soli 3 anni dalla fine della, come dire, opportunità di mettere a terra le opere? E davvero pensiamo sia una buona idea andare a raccontare all'Europa che questo governo non è stato in grado, a differenza di quello precedente, di dare compiutezza alla strategia sul PNRR? Che immagine dell'Italia ne verrà fuori a proposito di autorevolezza e di, per citare Mollicone, ritrovata centralità? Perché io penso che stiamo parlando di una ritrovata marginalità. Vabbè, allora, prima di far rispondere Mollicone, volevo sentire Martino Cervo su questo. Comincia. Sulla questione migranti? Migranti, ma anche PNRR. Ok, no, beh, sulla questione migranti è stato detto, mi pare che l'unico elemento che si possa aggiungere è il fatto che la strategia del governo è non solo di, come dire, diffondere la questione migranti dal punto di vista geografico e anche politico, inutile come dire, nasconderselo, ma anche quella di come dire, obbligare le navi delle ONG a percorsi più lunghi in modo tale che diventi meno conveniente puntare sull'Italia. Questo mi sembra geograficamente osservabile dalla cartina dell'Italia. Vedremo come questa vicenda andrà avanti e evidentemente si intersecherà con l'incontro di oggi con la von der Leyen. Sul PNRR, altro oggetto dell'incontro di oggi, anche in prospettiva 2024, elezioni europee e futuro governo dell'UE, credo che il tema del PNRR spogliato di come dire, un perimetro ideologico sia soprattutto un problema di inflazione. Ci sono centinaia e centinaia, non solo in Italia evidentemente, di interventi e di cantieri progettati 2 anni fa a prezzo 100, i cui prezzi oggi, se si vogliono completare i lavori, sono 140, 150, 180. Questi lavori, questo programma non si rispetterà mai, non per anti-europeismo o per volontà contraria, ma semplicemente perché i soldi stanziati sono inservibili per pagare i materiali prima ancora che il lavoro. Si tratta di fare una revisione, esatto, su questo. Non mi sembra ci sia un particolare aspetto ideologico. Solo in Italia c'è un dibattito così furibondo che mi risulti sul PNRR, mi sembra che gli altri paesi siano molto più laici, dopodiché credo che il livello di intervento sia qui, di fare cose che si possono fare, sapendo che oggi un mastodontico e burocratico programma fatto 2-3 anni fa è semplicemente tecnicamente inattuabile, non per mancanza di volontà, ma per tutti gli sconvolgimenti che perché sono stati cambiate le condizioni. Allora, se posso rispondere a Paida. No, volevo dare un elemento, però, Infatti io vado in pubblicità adesso, così dopo parlate e rispondete. Sì, vabbè, tutti. Ma volevo dire una cosa in più. Guardi, 8:20 sono 8:29, sono 9 minuti fuori. Dopo la pubblicità avete tutto il tempo. Allora, intanto in pubblicità, come sempre accade, si va avanti. Riprendiamo perché tutti giustamente vogliono intervenire su PNRR. Posso riprendere? Allora, replica Paita, Fusani, De Magistris, Mollicone. Però la rep... Sì, semplicemente... Paita, un attimo che è in collegamento. Ringrazio, ma in realtà... Cioè, Paita che replica a se stessa, perché io voleva, credo, su Cervo, penso, perché è stato l'ultimo Mollicone. Intervento. No, funziona così. No. Prego, Paita, per sì, cavalleria. Volevo... Conduce lui. Per cavalleria, ma perché la giornalista ha appena dato a me la possibilità di replicare. Che è la giornalista a condurre giornalista. Non volevo semplicemente dire questo, che è giustissima l'osservazione sui prezzi. Quindi c'è stato un caro materiale anche a causa del costo dell'energia, quindi su questo concordo. Però il tema dovrebbe indurre un tipo di riflessione che non è quella che il governo sta facendo, cioè un conto è andare in Europa e dire ci sono meno risorse, queste risorse vanno concentrate su alcuni obiettivi. Allora questa è una rivisitazione del PNRR nel merito dei progetti. Un altro conto è andare in Europa a dire non siamo stati in grado
di mettere, diciamo, a terra le opere entro quella determinata data. Questo, secondo me, sarebbe per il paese una grande sconfitta. Non è questo. Dice Mollicone che non è questo. Probabilmente non sarà questo che Meloni oggi andrà a dire. Non sarà informata, perché ti do questi dati, Paita, perdonami. Quando siamo intervenuti, mancavano... Aspetta un secondo, Mollicone, fammi terminare. Ti do qualche dato, perché vedo che non li conosci. Potresti essere delusa in merito, diciamo, al tema PNRR, sono molto informata. Quello che io auspicavo è che non avvenisse questo tipo di discussione. Allora, se così non sarà, cioè se sarà un ragionamento concentrato solo ed esclusivamente sulla priorità dei progetti, è chiaro che anche noi, come dire, siamo disponibilissimi a dare una mano, perché quello che vorrei che fosse chiaro per il paese è che noi tifiamo l'Italia. È chiarissimo, un momento, sennò diventa un monologo. Grazie. Prego, Mollicone. Grazie. Allora, la collega Paita, che insomma stimo, è molto preparata, è stata anche presidente della Trasporti, ne ha seguito da vicino nella scorsa legislatura il tema del PNRR, e di questo gliene do atto. Però sa perfettamente che da quando è intervenuto il governo Meloni, sui 55 obiettivi che mancavano nel terzo trimestre, che è stato quello cruciale, in realtà ne mancavano 30. Quindi, 25. No, 30. 25. 30. Il quarto trimestre era quello più complesso dell'anno, e in 60 giorni sono stati adottati 30 provvedimenti, tra cui 2 decreti legislativi, 12 decreti ministeriali, 3 interventi normativi in legge di bilancio. Non solo, lei stessa ha detto, Paita stessa ha detto, e condivido ovviamente, come sappiamo tutti gli analisti condividono, c'è un aumento del caro energia dovuto alla crisi della guerra russo-ucraina, e l'aumento corrisponde a un incremento di 25 miliardi di euro sul PNRR per i costi materie prime. Quindi è necessario una ridefinizione del PNRR. In più ci sono alcuni progetti, qualcosa abbiamo visto anche uscito sui giornali da scorsi giorni sul tema, per esempio, dei progetti PNRR del ministro Franceschini. Su Cinecittà non si è capito bene che cosa è successo. Io ho chiesto un'audizione dell'AD di Cinecittà, solo per così informativa, solo per capire che ritardi ci dovessero essere magari su quei progetti. Molti progetti vanno aggiornati e rivisti, non solo, e concludo. In questa fase del PNRR è quella più importante e cruciale, perché il prossimo trimestre sarà quello che passerà dalle carte scritte ai cantieri. E quindi è lì che partirà veramente il PNRR. Me lo fate sentire prima De Magistris, che è buono, zitto. Ma volevo molto dare moderato, De Magistris, De Magistris è moderatissimo. Io direi questo: innanzitutto informiamo un po' meglio gli italiani che cosa si sta facendo col PNRR, perché una cosa di cui si parla tantissimo e forse poco si sa. La seconda è di stare molto attenti quando si rimodula, perché è già stato rimodulato. Il PNRR nacque come transizione ecologica, di cui c'è tantissimo bisogno. Adesso siamo a gennaio, ma sembra maggio. Quindi questa credo sia la priorità assoluta. E terzo è una mia contrarietà a questa insoddisfazione, che si può tradurre in atti concreti irreversibili, da parte del governo sui controlli. Cioè si dice: dobbiamo fare presto, allora eliminiamo le sovrintendenze, riduciamo i TAR, mani libere per fare presto. Una cosa è avere regole rapide, poche norme, perché meno norme ci sono, se sono chiare c'è meno corruzione. Però le dichiarazioni, soprattutto di alcuni esponenti del governo, a cui ho assistito anche io in alcuni dibattiti da Forza Italia, alla Lega e anche altri, è quello, come dire, di approfittare, tra virgolette, di questo momento per avere mani più libere. Stiamoci attenti, non ti ho interrotto. Quando c'è denaro pubblico c'è una grande opportunità per migliorare servizi e qualità della vita, ma è anche una grande opportunità per cementificare quella stagione che l'Italia conosce bene della penetrazione dei poteri criminali nella gestione del denaro pubblico. Quindi i controlli ci devono essere, non significa formalismo, burocrazia, lentezza, significa trasparenza, di cui finora, a cominciare dal coinvolgimento dei cittadini e anche forse di più dei sindaci, si è visto poco. In campagna, allora, governava il centro-sinistra gli anni passati, lo sapete bene. Gentilmente. Io non sono centro-sinistra. Allora, il tema adesso, è un altro, perdonatemi. Ovvero sia, io credo che il PNRR dovrebbe restare fuori dalla propaganda e dal territorio del consenso. Purtroppo vedo che non è così. Perché dico questo? Perché quello che adesso cercherà di fare il governo in carica è di cambiare la governance del PNRR, cioè
mettere persone, decidere chi fa cosa e come. Quindi? E nel fare questo, Presidente Mollecone, gentilmente, quindi? Lei è un parlamentare, io sono solo una giornalista, mi faccia concludere. No, per cortesia. Allora, cambiare la governance, che vi ricordate fu all'inizio anche il problema di Conte, il governo Conte 2 ebbe problemi su questa cosa, perché la governance del PD, cioè, ovvero sia chi decide chi fa cosa e chi partecipa al processo di messa a terra dei vari progetti, tu non puoi escludere i comuni, non puoi escludere gli enti locali, cosa che ha appena detto per esempio il sindaco, ex sindaco, perdonami. Però Simone, sei un sindaco a vita, secondo me. Esattamente. Quindi quello che sta cercando adesso di fare il governo è di gestire come vogliono loro, con le persone che vogliono loro, nei tempi che vogliono loro. Perché parallelamente, è vero che viene rinviato il codice degli appalti, ma contestualmente sarà fatto un decreto a breve, seconda metà di gennaio, con cui si semplificherà tutto. Allora, le via, cioè valutazione di impatto ambientale, le sovrintendenze, è e giusto semplificare. Un pericolo in questo? Non è che vedo un pericolo, io vedo nel PNRR, come su altre cose, il tentativo, guarda, non è che altri governi abbiano fatto in maniera diversa, per carità di Dio, Italia, però ecco perché dico che invece PNRR, poiché è una cosa in qualche modo asettica, con un cronoprogramma definita, dovrebbe rimanere fuori da quello che è il consenso, dalla ricerca del consenso, dovrebbe rimanere lì e essere messa a terra. Vi ricordo che voi, il governo Meloni ha vinto il 25 settembre, è entrato in carica a fine ottobre e dicevate non ce la facciamo, un disastro. Il ministro Fitto, ripeto, l'ho già detto, Fitto disse che era bravissimo, ha fatto tutto quello che deve fare e Fitto sta lavorando molto bene. Allora, molto Fitto. E allora, il tema del PNRR è ancora un tema di controllo, e voglio vedere questo decreto come sarà concepito e che cosa riguarderà, perché è vero che le sovrintendenze spesso e volentieri, come dire, creano ostacoli che non ci dovrebbero essere, è vero che chi fa le valutazioni di impatto ambientale spesso, però vi ricordo che nell'ultimo semestre, per esempio, impostazione del governo Draghi, leggevo l'altro giorno, perché non è vero che non c'è trasparenza, perché sul sito del governo c'è tutto e si trova tutto sul PN. Per esempio, sappiamo che ferrovie e autostrade mettono a terra cantieri per 30 miliardi nei prossimi mesi. Sappiamo che Aspetta. Grazie al fatto che prima sono state sbloccate una serie di passaggi. Sappiamo che ci sono state le vie, le valutazioni di impatto ambientale, hanno sbloccato lavori per 22 miliardi e anche quelle sono cose che prima non succedevano. Dunque probabilmente l'impostazione che è stata da Draghi funziona e non servirebbe metterci mani. Poi sul rincaro dei prezzi, quello adesso è una arriviamo, cosa... Adesso ci arriviamo, adesso ci arriviamo ai progetti. Con una battuta la Fusani dovrebbe riconoscere che c'è un nuovo governo. C'è un nuovo governo, però... No, perché ne parla sempre come se fossimo illegittimi al governo. Ma no, c'è un nuovo governo che fa una nuova governance, ma il PNRR dovrebbe rimanere fuori da queste cose. Tanto adesso avete la Bassanini per fare... Come fa a rimanere fuori? Quella è politica, è il futuro del paese. Ma il PNRR è stato impostato, se diventa politica... Prima della crisi energetica, della guerra. Ci sono dei cantieri, non può essere di destra o di sinistra. Martino Cervo, su questo dibattito invece forse economico. Deve essere anche politico, essere, no? Cioè, comunque il governo di prima era politico. Al di là di Draghi, comunque Draghi sul era paesaggio, capo di un sulla governo tutela del paesaggio, sono d'accordo con quello che diceva De Magistris, politiche. Però ma io ho fatto una domanda a Cervo. Poi se posso replicare su quello che diceva De Magistris. No, di neutro non c'è nulla, nel senso che il PNRR non viene calato dal cielo, è frutto di una complessissima dialettica con la Commissione europea, di un profondo rifacimento da parte del governo Draghi dopo i progetti elaborati con Conte, e è stato in qualche modo blindato anche con unità di missione specifiche del PNRR in tutti i ministeri. Paradossalmente il governo italiano ha reso forse troppo difficile a livello di burocrazia interna intervenire, questo per precisa volontà di Draghi. Dopodiché, ripeto, a maggior ragione in un mondo così cambiato e anche a prescindere da questo, di neutro non c'è nulla. Tutti i progetti,
visto che hanno un vettore ideologico, comunque la si pensi, molto marcato in fase di digitalizzazione, in fase di transizione ecologica, non sono mai passaggi neutri, sono passaggi che incidono sull'occupazione, sono passaggi che incidono sulle filiere industriali. Di neutro non c'è nulla, ci mancherebbe altro se un governo eletto di qualunque segno non può intervenire su queste cose che sono la politica, non si capisce cosa si faccia. Ma è stato approvato il PNRR, cioè una volta messo sul tavolo per approvazione, è stato approvato, sì, però, se tu non ci rimette le mani in continuazione non è finita. Non facciamo la ruota del criceto, sennò ripetiamo sempre le stesse cose, di qua dicono sono cambiate le condizioni. Prego Mollicone, che voleva rispondere a De Magistris. Sì, intanto sono d'accordo sulla tutela del paesaggio. Qua sul c'è fatto... un asse comunque, qua davanti a me c'è un asse. C'è il buon senso, è il buon senso del governo del territorio. Siamo assolutamente d'accordo sulla tutela del paesaggio, sul fatto che l'accelerazione, la semplificazione non diventi un alibi, che è quello che diceva anche Fusani, su questo sono d'accordo. Fermo restando però che ci sono stati anche qui degli eccessi di vincolo, e non è vero che sono stati tutti sbloccati, perché per esempio l'87% degli interventi sul messa a terra delle rinnovabili, che facevano parte anche dei progetti del PNRR, bloccate dalle sovrintendenze. L'ha bloccate, quindi io faccio parte di quella schiera all'interno del governo che con... Vittorio Sgarbi, Fabio Rampelli, che difendiamo il paesaggio e siamo per l'innovazione tecnologica e l'efficientamento energetico, ma nel rispetto del paesaggio e a basso impatto. Detto questo, purtroppo mi duole dover smentire la bravissima giornalista Fusani, perché in realtà io ho avviato subito, l'unica commissione che ha avviato, la settima del Parlamento, della Camera dei Deputati, una serie di audizioni dei dirigenti che materialmente gestiscono il PNRR per gli ambiti che sono in mia competenza, che sono sei e non sono pochi, e perché venivo incontro anche a una denuncia di Open Polis che diceva il contrario, e cioè che sul sito Italia Domani i dati li avrebbero dati dopodomani, cioè il famoso governo dei migliori in realtà non aveva fatto alcuna trasparenza sui progetti del PNRR ed erano certificati pochissimi, poco più di 1 miliardo di euro rispetto a tutti quelli che erano stati avviati, quindi non c'era affatto trasparenza, non si sapeva neanche, quindi nessun cittadino poteva, attraverso il sito Italia Domani, che era il sito ufficiale, ricordo per i telespettatori, dove in teoria ogni cittadino può verificare lo stato d'avanzamento dei bandi, dei progetti del PNRR, erano certificati e resi trasparenti 1 miliardo su tutti, sul complesso, quindi c'era un problema di trasparenza. Adesso piano piano, grazie all'impulso del ministro Fitto, che sta lavorando in maniera egregia, e anche del Parlamento, del Parlamento, perché una commissione parlamentare che avvia un ciclo di audizioni per vedere a che punto è il PNRR fa un buon servizio all'Italia. Grazie, volevo dire questo, che dal mio punto di vista il tema rimane comunque rafforzare le regole della semplificazione nel nostro paese, perché l'attuale codice degli appalti non garantisce una velocità sufficiente. Per fare questo ci vogliono degli interventi normativi. La domanda che ho posto in premessa, e cioè come intende il governo procedere, perché io ho letto da un lato che Salvini vuole riformare il codice degli appalti e dall'altro che la Meloni vuole rinviare questa decisione. Non mi convince la tesi di Fusani, non perché non sia d'accordo sul complesso del ragionamento, ma perché lei dice verrà comunque fatto un decreto. Questo francamente oggi non sono in grado di dire se sarà sufficientemente efficace rispetto alla necessità, ripeto, di sburocratizzazione che noi abbiamo e che deve andare avanti. Diciamo che c'è molta attesa su questo decreto, c'è molta attesa, ma ripeto, se tu non riformi il codice degli appalti tu non sei in grado di velocizzare i progetti, velocizzare la parte sui ricorsi, velocizzare la parte sul il vero e proprio appalto delle opere. Quindi io ripeto, quello che mi spaventa di questo governo, che al di là dei proclami che sono legati a ora c'è più trasparenza, benissimo, prendiamo più trasparenza, o prima non andavano bene dei progetti, cambiamoli, perfetto. Abbiamo dei costi in più, rivisitiamoli, benissimo. Sì. Con quali regole vogliono procedere? Che cosa vanno a raccontare all'Europa rispetto Quelle del decreto, che è una scorciatoia rispetto al codice. Ma deve rispondere casomai Mollicone. Andiamo in pubblicità e poi risponde preciso alla domanda di Paita. Tra poco. Quindi...
Allora, Mollicone risponde a Paita, nel frattempo di tutto, adesso io e De Magistris usciamo, andiamo a prenderci un caffè perché siamo totalmente marginali questa mattina rispetto allo studio tra Fusani e Mollicone. Prego, Mollicone. No, innanzitutto una precisazione rispetto a quello che ha detto la brava giornalista Fusani, è che... È sempre ironico, eh? No, assolutamente, ho anzi, grande rispetto del lavoro che fai e del giornale che rappresenti. Però dovrei rispondere a Paita. Rispondo subito anche a Paita perché è collegato. Allora, innanzitutto sulla governance, sul prendere il controllo della governance del PNRR, primo non ci sarebbe nulla di male perché lo prevede la democrazia, quando un governo politico vince fa anche questo e dovremmo anche forse normare lo spoil system. Anche perché vi riporto quanto dice La Verità oggi, e cioè che il passato governo dei migliori, quello Draghi che Fusani, a cui Fusani vorrebbe dedicare addirittura magari un atti di devozione, ho molto rimpianto, realtà, sì. In realtà sono la devozione adesso a Parlamento sciolto hanno fatto i ministri, e Franceschini brilla nella sua tradizione democristiana per, diciamo, per agonismo, ben 82 nomine. 82 nominati da un governo ormai disciolto. Ma non mi sta spiegando nulla, Presidente, perdona, Mollicone. Il PNRR non può essere oggetto di spoliziste. Non ti ho interrotto. 82 nomine. Ma sta cambiando discorso, Mollicone. Adesso arriva la paita. Non può essere oggetto di spoliziste. Sei ossessionato dalle poltrone. No, guarda, ce n'è anche per Italia Viva, perché la Bonetti ne ha fatta una sola a Lunar, ma ha sistemato anche Italia Viva, ha sistemato la sua di poltrona. Siete ossessionati. Esatto, a Lunar, quindi perdonami Paita, no, non so perché hai perso il controllo, però io sto solo riferendo quello che dice La Verità. Quando si parla di poltrone, sì. Quando si parla di poltrone, sì, cioè, 82 nomine, scusate, 82 nomine fatte a Parlamento sciolto. Paita, cos'è sciolto? Che la fa inquietare di questo argomento? Perché c'è anche il ministro Bonetti, ex ministro Bonetti, che faceva le nomine. Perdonami. Quello che mi interessa se i cittadini avranno autobus elettrici, treni, va ferrovie, bene, sì. Possibilità di muovere. E anche, l'unicorno. L'unicorno quando arriva. Scusami, però le poltrone ti hanno fatto perdere il controllo. Le poltrone ti hanno fatto perdere il controllo. Ti rispondo. Non può confondere lo spazio. Posso rispondere? No, Presidente, scusi, posso rispondere alla Paita? Non può confondere la semplificazione con è una priorità. Sono due cose diverse. Lo spazio, fatevelo, ve lo siete sempre fatto. Destra, sinistra, il PNR di capire come sia oggetto di spazio. Come siamo passati? Io sono un guerriero, però di fronte a due donne... No, volevo capire anch'io come siamo passati dalla domanda sul PNRR... no, l'ho premesso, perché la brava giornalista Fusani ha introdotto il suo discorso dicendo: questo governo sta cambiando la governance al PNRR, prenderà il controllo del PNRR come se fossimo la Spectre. Quello hanno fatto tutti. Quella è una dinamica democratica, assolutamente... Ricordavo alla brava giornalista Fusani che il governo Draghi, che lei divinizza... come si faceva con i antichi romani, ne ha fatto a Parlamento sciolto 82 nomine. Questo è uno scandalo. Dopodiché, per venire alla Paita, la semplificazione, ti ho risposto, la semplificazione è assolutamente una priorità del governo Meloni, e su questo siamo convinti che avremo la collaborazione di Italia Viva per la semplificazione, perché è una priorità e una necessità a favore della, diciamo, della nazione, e quindi quando ci sono interessi nazionali abbiamo già avuto la disponibilità dei leader. Come no? Ho detto non siamo favorevoli con il Parlamento, a differenza di quello che avete fatto voi. Noi procederemo per via parlamentare. Ti ho risposto. Magari non l'hai colta, non dico che non l'hai capita. Facciamola breve, però, quando le fate troppo lunghe uno si perde. La disponibilità di Italia Viva a semplificare c'è a prescindere. Io ti ho chiesto come intendete procedere. Per via parlamentare. Per via parlamentare. Ti ho risposto. Codice degli appalti oppure no? Codice degli appalti. È vero che rinviate la riforma a Salvini oppure no? Quando il Parlamento è sovrano, il Consiglio dei Ministri deciderà i tempi, e per via parlamentare, come abbiamo dimostrato, e come sa bene Italia Viva, perché la riforma e la riorganizzazione dei fondi cultura, ad esempio, non sono stati imposti dal governo, ma sono passati, come sai bene, collega Paita, con un mio emendamento in qualità di Presidente della Commissione Cultura di 230 milioni, con la riforma dei fondi cultura, compresa l'app 18, e che conosci bene. Quindi, a dimostrazione che per questo governo il Parlamento è sovrano. De Magistris, scusate, io sto andando via di voce, sì. Quindi De Magistris. No, io
Io non sono affatto un sostenitore del governo Draghi e devo dire la verità, trovo un po' specioso questa esaltazione, perché finora gli italiani sono preoccupati del fatto che questa grande opportunità sta veramente, sta veramente realizzando la transizione ecologica. Parliamo, cioè, noi con questo PNRR stiamo superando la dipendenza dal fossile, dalle fonti inquinanti, stiamo veramente investendo sulla sanità pubblica, su infrastrutture, su Mezzogiorno che si può riscattare, su servizi. Invece stiamo discutendo qual è la governance, le normative sugli appalti. Allora, sono pessime quelle che hanno fatto i governi precedenti ed è pessima questa che ha presentato Salvini, perché porta solamente a mani libere ma non porta ad accelerare le procedure, così come era pessimo ciò che fece Renzi quando era Presidente del Consiglio, che verticalizzava tutto, lo sblocca Italia, toglieva poteri ai territori, ai cittadini, ai sindaci. Noi dobbiamo avere una filiera democratica, i sindaci vanno coinvolti di più, vanno coinvolti di più i cittadini, e ci vuole un governo che decide, ne dà conto e soprattutto rispetti lo spirito del PNRR, che sta diventando altro. Io voglio ricordare che il DDL concorrenza, anche lì, quando era già sciolte le Camere, ha approvato, diciamo, una norma che aveva, come dire, in nuce la privatizzazione di tutti i servizi pubblici, acqua compresa, e abbiamo il tema della siccità. Vogliamo utilizzare queste risorse bene? Finora, quando giri per l'Italia di PNRR, almeno io vivo al sud, non si è visto nulla, e con l'autonomia differenziata, allora, sarà problema, ancora peggio, perché avremo ancora di più una disuguaglianza economica e una discriminazione territoriale. Tema, ci sono vari temi che messi questo insieme, invece di migliorare il paese, lo rendono ancora più diseguale. Allora, scusate, intanto per dare una notizia ai telespettatori, perché altrimenti non si capisce, perché da quello che dice Baita sembra che il codice appalti non è stato fatto. Il CDM, il Consiglio dei Ministri, ha approvato la proposta di riforma e poi adesso si dice, dicunt, che sarà rinviato. Ma comunque si dice? È rinviato a fine 2023, quindi stiamo parlando dell'anno in corso. Così come la riforma presidenziale. Vorremmo approvarla almeno in prima approvazione entro la fine dell'anno con il Parlamento, quindi anche qua rassicuro De Magistris. Ma parlavo dell'autonomia differenziata, ma è legato per noi, come sai, è legato alla partenza del presidenziale. Lo rinviate o no? La secessione dei ricchi è legata alla verticalizzazione del paese. Questa è propaganda. Fino adesso sei stato equilibratissimo. Io sono sempre equilibrato, però dico sempre quello che penso. L'autonomia differenziata, per come concepita, rende il paese ancora più diseguale, dà di più a chi ha tanto e dà di meno a chi ha già meno, divide soprattutto su temi centrali come la sanità e l'istruzione. Lo sai che anche nel vostro schieramento al sud c'è la rivolta dei sindaci, saranno iniziative nei prossimi giorni, perché Fratelli d'Italia insieme alla maggioranza porteranno Calderoli alla maggioranza, però sì, certo, ma il Parlamento per noi è sovrano, e quindi questa è una dinamica tipicamente, è una proposta che va tipicamente analizzata e migliorata in Parlamento, quindi ci sarà un lavoro comune della presa e messa nella raccolta differenziata. Il provvedimento di Calderoli vogliono cambiare PNRR perché non sono in grado di fare la legge sulla concorrenza. Allora, scusa, un attimo solo, perché stiamo parlando di rincari, e c'è il tema benzina che insomma è un grosso tema, tant'è che si parla anche di come possiamo chiamare, indagini, finanza, i distributori, rispettori, per cercare di capire, perché qualcuno specula su aumenti ingiustificabili verso nuove iniziative a tutela dei consumatori. Dice oggi il ministro Urso al Corriere della Sera: non siamo i soli a chiedere all'Unione Europea, poi va bene questo, che di ritoccare il PNRR. Martino Cervo, che cosa sta accadendo sul tema, sulla questione benzina, che è una questione che riguarda la gran parte degli italiani? Beh, è speculazione, breve, è rincaro, ci presentiamo a un distributore, ormai non sappiamo più se il prezzo reale è quello oppure no. Ma per farla breve, quello che è successo è che il governo ha concluso la parentesi di interventi diretti tesi a calmierare il prezzo alla pompa, per cui una volta finita questo piccolo aiuto, i prezzi sono
risaliti verso la dinamica a cui, ahi noi, li porta quello che sta succedendo da mesi a questa parte, con la spirale inflattiva che si va ad aggiungere a tutto il resto. Evidentemente l'Italia subisce particolarmente questo trend, perché è una cosa leggermente nota da qualche 30-40 anni, ha un carico fiscale su questo tipo di consumo, che era quello su cui il governo era intervenuto e che per un po' è stato prolungato, e che adesso è venuto meno. Questo carico fiscale è sproporzionato rispetto, come dire, al resto di molti altri nostri partner. Questo fondamentalmente è quello che è successo. Francamente credo che l'esperienza porti a non essere particolarmente ottimisti sull'esito per i consumatori di questi interventi anti-speculazione, di questi controlli, di queste verifiche, perché purtroppo come dire, con questo carico fiscale e con i problemi specifici legati al gasolio, che sono problemi di carenze di offerta e di dinamiche di estrazione, tra virgolette, passatemi il termine sbagliato, credo ai noi che ci sia un po' poco da fare. O si è in grado di tappare i buchi di gettito che arriverebbero dal cancellare la tassazione anomala del carburante, anomala rispetto agli altri, o altrimenti nel medio periodo, ahimè, credo ci sia poco da fare. Spero di essere smentito, e queste iniziative anti-speculazione contro non si sa bene chi portino esito positivo. Diciamo che normalmente questo non accade. Ecco, Mollicone, insomma, non... Beh, io credo che... Non ci rassicura, insomma, credo continueremo a pagare tanto. Credo che i controlli siano necessari, e che il rischio che ci sia, si formino cartelli, parlo di rischio ovviamente, che si formino cartelli nella redistribuzione è reale. Dopodiché ovviamente è stata fatta una scelta anche, diciamo, d'urgenza strategica rispetto a una legge di bilancio che doveva intervenire sul caro energia, e quindi mettere 21 miliardi sul caro bollette, che incide sulle famiglie, piccole e medie imprese, tutta la filiera industriale ed energivora, rispetto a, appunto, al ritorno delle accise. Quindi è stata una scelta diciamo doverosa per andare a tutelare le famiglie e gli italiani laddove si tocca, diciamo, più il vivo e il quotidiano. Dopodiché la benzina ovviamente è un incubo, tema, come il titolo, esatto, della stampa, è diventato, soprattutto chi ha il diesel, insomma. È diventato un tema sicuramente importante, ma come avete visto il ministro Urso, che è di Fratelli d'Italia, ma anche gli altri, diciamo, della filiera, sempre del governo, stanno intervenendo proprio perché ci sia un controllo serrato e che non ci siano speculazioni. Nel frattempo continuiamo a pagare quello. Ma ci può anche stare qualche speculatore, accade in tutte le cose, ma se c'è una speculazione, da questa speculazione ci sta guadagnando soprattutto il governo, perché la metà dei soldi di chi paga per la benzina, le cosiddette accise, vanno al governo. È stata una scelta politica, quindi questo aumento è una responsabilità di questo governo, che nella manovra economica ha fatto delle scelte. Ha fatto questa scelta, ha fatto la scelta di eliminare il reddito di cittadinanza, la scelta di non fare il salario minimo, adeguare solo del 2% le pensioni minime dell'inflazione, poteva andare a colpire i più ricchi, poteva aumentare la tassazione sugli extra profitti di chi ha speculato sul gas, poteva andare sulle grandissime rendite patrimoniali e finanziarie. Eravamo tutti d'accordo, anche in campagna elettorale, che il momento del paese è drammatico, che c'è una crisi sociale ed economica, stanno pagando sempre quelli che stanno più in difficoltà, famiglie, lavoratori, disoccupati, aziende che producono veramente. Quindi questa è stata una scelta del governo che, a proposito di autorevolezza, siete un governo politico, potevate imporre anche nei confronti dell'Europa delle scelte che andavano più verso i diritti degli italiani, invece siete andati in perfetta continuità col governo Draghi dal punto di vista economico e finanziario. Non è così, perché abbiamo posto l'attenzione esattamente rispetto alle categorie più fragili e alle famiglie medio e basso spendenti. Quindi è stata una scelta, tra virgolette, sociale di una legge di bilancio. Peraltro io ricordo
eravamo obbligati da un NADEF, da un documento di programmazione del governo Draghi, quindi bisogna considerare anche questo. Siamo saliti su un treno in corsa perché la legislatura, come si sa, è caduta all'improvviso e nonostante questo in 50 giorni abbiamo fatto una legge di bilancio comunque di natura sociale che ha preso, che comunque ha preso a cuore la difesa delle famiglie, dei non garantiti, delle fasce più fragili. Sul reddito di cittadinanza De Magistris, abbiamo mantenuto una norma transitoria, come si sa, per 7 mesi, che permette al percettore del reddito di cittadinanza che può lavorare, perché quelli che non possono lavorare saranno comunque sostenuti, e di trovare un lavoro o di avere, grazie anche a questa legge di bilancio, agosto, grazie a questa legge di bilancio ci sarà la possibilità, abbiamo già cominciato ad accennare la politica economica del governo e la visione economica del governo, per quanto possibile, con più assumi, meno paghi, che è destinato esattamente in prima battuta proprio ai percettori del reddito di cittadinanza, ovvero gli imprenditori, piccole e medie imprese e anche grandi imprese che assumono un percettore di reddito di cittadinanza hanno degli sconti fiscali, diciamo degli sgravi fiscali nel costo azienda del lavoratore. Lo stesso quindi è, diciamo, una visione. In più abbiamo introdotto l'abbattimento del cuneo fiscale del 2 e del 3% a seconda delle fasce. Quindi si comincia ad andare verso quella visione. Per quanto era possibile, ripeto, siamo saliti su un treno in corsa, abbiamo fatto una legge di bilancio comunque che ci è stato riconosciuto da tutti, che è cauta. Coperta corta, sì, insomma, quello però era. Però far aumentare i pedaggi, sono aumentati anche i pedaggi. Sì. I pedaggi perché? Scusi Mollicone, allora, per quello carità... È... non dipende direttamente da voi, no, non però dipende noi, anche da voi. Dal 1 gennaio sono aumentate un sacco di cose. L'inflazione, che aveva raffreddato un attimino dello 0,2, adesso riprende, perché se... Entro dopodomani aumentano anche i contratti per le colf o badanti, esatto, e quindi per le famiglie, soprattutto degli anziani, saranno un problema. Quando uno decide di togliere le accise, cioè di scongelare il blocco delle accise, deve pensare che poi a catena ci sono tutta una serie di situazioni. Allora, raccogliamo anche Paita, poi Mollicone replica. Mollicone è un esperto di cultura, è il presidente della Commissione Cultura, quindi si intende anche di cinema. Quindi ricorderà sicuramente quel film famoso in cui si vede il video della Meloni, che diciamo è da Oscar, che promette che nel caso, diciamo, di sua elezione le accise saranno, diciamo, tolte. Ecco, quel video è stato smentito, magari ha vinto l'Oscar, però è stato smentito dall'azione di governo di Fratelli d'Italia, perché arrivati al governo, un minuto dopo hanno tolto lo sconto sulle accise che aveva istituito il governo Draghi. Si può essere più o meno nostalgici di Draghi, però io dico che lui aveva fatto una cosa importante per le famiglie italiane. E sa perché Mollicone, quando dice lei che voi avete perso le elezioni, no, non mi interrompere, elaborate il lutto, elaborate il lutto che avete perso le elezioni, un'ora di comizio, non mi interrompere, che capisco faccia male, diciamo, dover ammettere di raccontare agli elettori delle cose e poi farne diverse. Quello che avete fatto è gravissimo, perché togliendo quello sconto sulle accise avete fatto implodere un meccanismo di prezzi, che poi ci saranno anche le speculazioni, controllateli, fate tutti gli atti, diciamo, di controllo che sono necessari. La verità è che voi state mettendo in ginocchio le famiglie italiane, perché i fragili sono anche i genitori che devono portare i propri figli a scuola, i fragili sono anche le persone che vanno a lavorare con il mezzo privato, magari in città dove non sono, diciamo così, avanzati i servizi pubblici. I fragili sono anche quelli che si devono curare attraverso, diciamo, va bene, posso risponderti? Voi avete da un lato aumentato la vita. Abbiamo dei tempi, diciamo, Paita, abbiamo dei tempi, se si pongono delle questioni, tra l'altro, per carità, si può non essere d'accordo, forse Paita non mi sente, ecco, però l'esponente qui della maggioranza e del governo deve rispondere a tutti. Grazie, grazie. Allora, innanzitutto è singolare, perché quando le accise le metteva il centrosinistra, di cui Paita era attenta e convinta sostenitrice, andava tutto bene. Noi non l'abbiamo, non è stata una scelta, ovviamente... Le abbiamo cancellate. Non è stata una scelta volontaria. È una scadenza per cui sono rientrate in essere
e come ho già spiegato, ma Paita lo sa bene perché conosce la dinamica di questa legge di bilancio che a parole hanno anche in parte sostenuto, di fatto noi dovevamo fare una scelta strategica. L'emergenza più bruciante, per usare un termine assolutamente che rende l'idea, era quello dell'aumento delle bollette per le famiglie. Quindi quelle che aveva impatto devastante sulle famiglie, sulle piccole e medie imprese e sulle aziende. Questo l'abbiamo fatto, stiamo lavorando adesso anche per controllare che non ci siano speculazioni, interverremo al più presto per anche sul calmierare il prezzo delle accise. Ecco. Dopodiché, ripeto, io ho fatto opposizione per anni e rispetto l'opposizione, ci mancherebbe altro. E devo dire che Italia Viva, fra tutte le opposizioni, non è questione di opposizione, è questione però, di danno agli italiani. Fammi parlare, perché capisco che non avete ancora elaborato il lutto di aver perso le elezioni, però allora, fammi finire, infatti ho ascoltato, stavo dicendo... Noi, scusi Paita, dobbiamo anche tirare fuori una notizia, perché se no si va avanti all'infinito. Esatto. Stante i controlli che ci sono per la speculazione, laddove c'è... È ovvio che il governo... Possiamo dire che sì, in qualche modo il governo la maggioranza si impegna in tempi stretti a calmierare... Stanno lavorando per calmierare anche questi costi, fermo restando che le esigenze di finanza pubblica, come Paita sa bene, sono quelle che sono le stesse esponenti di opposizione che poi, se si propone lo scostamento per debito, vanno lì e dicono: ah, l'Europa, avete tradito. Andiamo in pubblicità, le accise valgono 40 miliardi, cioè uno scandalo, 40 miliardi. Potevate fare altre scelte, avete fatto quelle sbagliate. Allora, velocemente, Mollicone, sì, voleva dire una cosa, poi volevo portarvi, ci tengo davvero tanto alla manifestazione di ieri in Iran. Assolutamente, tema importantissimo. Però solo per dare un elemento alla collega Paita, che appunto lamentava la reintroduzione delle accise, che poi basta documentarsi, e la collega Paita lo sa bene, queste sono esattamente le accise sulla benzina da 0,728 euro al litro e 0,617 per il diesel, lo stesso valore di 8 anni fa. 8 anni fa chi c'era a Palazzo Chigi? C'era Matteo Renzi, che andò da leader del Partito Democratico a febbraio 2014, poi divenne Presidente del Consiglio, e un paio di mesi dopo andò porta a porta a dire: io qui prendo l'impegno, entro l'anno noi andiamo a razionalizzare, eliminando queste voci ridicole, tra cui delle accise, tra cui la guerra in Etiopia. Peccato però che poi questa promessa non è stata mantenuta. Ci sono due quindi sono le accise del governo Renzi, no, e non le abbiamo neanche aumentate, 8 anni degli fa. Anni 50. No, però facciamo rispondere Paita. Sono due differenze, Mollicone. La prima, non siamo a 8 anni fa, il paese è in una situazione di grave emergenza, c'è un caro energia. Quindi confermi per le famiglie italiane. Che sono le vostre accise. Seconda questione, sono le accise Renzi. Non ha fatto... Sono le accise Renzi, confermi. Agli italiani per vincere le elezioni in cui prevedeva di togliere le accise. Le avete sembri fatto Berlusconi, voi e Paita. Poi le avete aumentate. Purtroppo è questa no, la non abbiamo aumentate, sono Fai i valori di 8 anni fa, vattene a vedere. Le accise non le abbiamo le aumentate, sono le vostre voi. Accise, il governo Renzi. Vabbè, sulle accise si può consumare l'accordo tra Azione Italia Viva e il governo. Renzi diceva che avrebbe abolito, invece non le ha abolite. Sono vecchie di 50 anni, Mollicone, purtroppo. No, questi valori sono quelli del governo Renzi. Sono 40 miliardi valgono le accise. Allora, c'è un tema, c'è un 40 miliardi. Ho bisogno di chiudere il ragionamento. Sì, quindi però velocemente. Ma no, psicologo però. Lo psicologo, allora, lo psicologo... Vai dallo psicologo, non è un'offesa. Ve lo comunico perché tutti andiamo dallo psicologo. Io, esatto. E quindi, anzi, fa bene. Hanno una funzione importantissima e abbiamo aumentato il bonus. Fatto voi e poi al governo... Tanto non se ne esce. Ho aumentato le accise. Draghi... Ho non altri suggerimenti, però, oltre allo psicologo, se vuoi. Noi volevamo tenere Draghi. Va bene, sì. E questo è, questo è chiaro, però bisogna anche andare avanti nella vita. Voglio dire, Draghi non c'è, c'è un altro governo e noi con questo dobbiamo discutere. Fusani e poi andiamo all'Iran. No, ma io sai, voglio soltanto dire che le accise valgono per tutti i governi, purtroppo lo sappiamo, 40 miliardi. Allora, questa è una misura strutturale, come ha detto Mollicone prima, che però... lascia perdere destra e sinistra, va tolta perché è una tassa fissa che noi paghiamo in più oltre a tutte le altre, quindi
questa cosa delle accise va risolta una volta per tutte. Non è questo il momento, non lo è, però quello che io chiedo sommessamente da cittadina è che attenzione, che su una misura che... Io guarda, arrivo anche a dire, siccome le misure per energia costano 5 miliardi a mese, arrivo anche a dire che a un certo punto bisogna cominciare, se si arriva verso una normalità di prezzi, di gas, petrolio, stanno tutte crollando i prezzi di gas e petrolio, però nelle bollette non si vede questa cosa. Allora... Ma c'è un sistema di formazione tecnico. Del prezzo che non va bene, cioè, non va bene. L'abbiamo e sollevato in Europa. Lo dico da sempre, lo dico adesso, è giusto. Quello è il vero tema. Ed è il tema che abbiamo posto in Europa ottenendo un brillante risultato col governo Meloni, perché è stato posto il tetto al gas, che non era previsto. Posso assicurare Mollicone che io non divinizzo nessuno. Però un po' Draghi. Di cronaca bisogna farla. Draghi. Il tetto al prezzo di gas, ci ha lavorato Draghi per 10 mesi. Perché non riusciamo mai a incidere sulle accise? Perché bisogna trovare i 40 miliardi, relativamente semplice. Se, è chiaro che se il Parlamento approva uno scostamento di 40 miliardi per l'anno corrente può tranquillamente togliere le accise. Immagino abbia altri problemi sul fronte del rapporto deficit-PIL, sul fronte dell'ok da parte della Commissione Europea e cose di questo tipo. Sono i problemi su cui andiamo dolorosamente a sbattere da anni, quello della possibilità di intervento del governo. Il tema delle accise è verissimo che resiste da, ripeto, lo dicevo prima, un 20-30 anni, se non di più. C'è il piccolo problema che finché il perimetro dell'intervento della politica economica del governo è quello stabilito dai trattati, nel momento in cui si tolgono quelle accise occorre in qualche modo compensarla, o tagliando spesa per un importo analogo o mettendo tasse su qualcos'altro, sostanzialmente. La faccio molto breve, però il perimetro in cui ci si muove è questo. Una poi cosa è chiaro volo. Quando uno siamo si dentro un trend da, inflattivo da un... scusate, sento un rumore di sottofondo, prego, non so prego, chi stiamo parlando. Martino, quando c'è un trend inflattivo, evidentemente questo scalino di accise ci porta il prezzo più in alto rispetto ad altri paesi, ma il problema di fondo è quello, vale per qualsiasi intervento di politica economica. Una cosa brevissima, da un governo che più volte fa richiami alla nazione, al sovranismo, all'autorevolezza, bisogna rivedere anche un po' questi mantra che sono stati un disastro, il pareggio di bilancio in Costituzione, alcuni vincoli europei. Io sono un europeista, ma l'Europa non deve essere una gabbia. Vengono prima i diritti delle persone, poi vengono la finanza. Io lo dissi una volta al Presidente della Corte dei Conti, che mi diceva, sindaco, 2 più 2 fa 4, 3 più 3 fa 6... 4 più 4 fa 8, se continuiamo così non sono bravi in matematica, ma 5 più 5 fa 10, 6 più 6 fa 2, ma dietro ai numeri stanno le persone, bisogna rimettere al centro sono i diritti, d'accordo. Poi i vincoli, non è che devi fare, devi spendere come si faceva una volta senza regole, però mi sa che sei un po' sovvertita però, la priorità. Sindaco, no, detto è questo. E soprattutto detto, vale, io l'ho fatto, io con le maestre, non c'è il tempo, io con le maestre feci un superamento del vincolo perché mi volevano costringere a chiudere le scuole di Napoli per non assumere le maestre. Ho fatto un ragionamento costituzionalmente orientato e mi hanno dato ragione la Procura della Corte dei Conti, la Procura della Repubblica. La spesa pubblica deve essere gestita. Ma che c'entra la spesa pubblica? Sto dicendo un'altra cosa. La spesa pubblica per le armi comunque la fanno, li caccio i soldi. Sociale, sto facendo un altro ragionamento. E a proposito di diritti, noi abbiamo una grande possibilità che è la libertà. Anche qui stamattina si parla di tutto, si può essere in disaccordo. C'è un popolo in questo momento che non ha né questo diritto né questa libertà, è l'Iran. C'è stata una grande manifestazione anche ieri a Roma e a Torino. Segnalo che i radicali da diverse settimane ogni sabato vanno in piazza. C'eravamo anche noi ieri, sentiamo. No, non possiamo tornare in Iran. I miei parenti sono in Iran e stiamo rischiando anche la loro vita con quello che stiamo facendo fuori per dare un sostegno ai iraniani, il nostro popolo in Iran, perché siamo sotto minaccia. Spero che questa volta la voce del popolo iraniano sia arrivata. Lo slogan Donna, vita e libertà per la prima volta ha fatto capire al mondo intero che cosa è la lotta delle donne e degli uomini iraniani, l'essenza della lotta degli uomini e delle donne iraniane.
perché le donne in questi ultimi decenni sono diventate veramente il motore di cambiamento in Iran, hanno acquisito sempre più consapevolezza, hanno investito sull'istruzione e perciò adesso gli uomini l'hanno capito e il mondo intero l'ha capito, che il cambiamento in Iran avverrà per mano delle donne. Le donne in Iran, secondo leggi islamiche, sono sempre stati sottomessi e trattati come cittadini di seconda categoria. Questa volta avanguardia di rivoluzione sono le donne e noi uomini siamo contenti perché le donne portano bandiera di rivoluzione. Dentro le mura domestiche possiamo essere quello che vogliamo, al di fuori dalle mura domestiche dobbiamo portare una maschera, che questa maschera parte dal velo per coprirsi i capelli, dal vestito lungo per coprire il corpo, fino anche a coprire e oscurare il pensiero. Quello che si vede maggiormente forse è più tra i giovani, perché io vorrei tanto che ci fosse anche tra la gente più anziana, ma sappiamo che in Iran purtroppo ancora ci sono anche i radicali. Ogni mattina noi ci svegliamo con il pensiero, forse oggi un altro ragazzo condannato a morte non ci sarà più. Questo non deve indignare tutto il mondo, chiunque abbia valori di libertà deve indignarsi e deve fare qualunque cosa per fermare tutto questo. Seyed Hossein Karami è stato impiccato ieri. Voi non avete idea di quello che un ragazzo iraniano della stessa epoca di un ragazzo che vive in Italia possa vivere. Non riesce ad uscire con la sua amata ragazza. La polizia morale che li ferma per dire come devono vestirsi, come devono dire, cosa devono dire. Un uscire per strada e gridare degli slogan pacificamente, quello che il popolo sta facendo, li porta a essere condannati a morte. Questa è una richiesta globale a tutti i paesi europei, anche Stati Uniti e Canada. Deve inserire il corpo di guardie di rivoluzione nella lista di gruppi terroristici e possibilmente interrompere qualsiasi rapporto diplomatico e economico con Iran. Loro dicono di non abbandonarli, di essere la loro voce e noi questo facciamo. Noi stiamo cercando di essere la loro voce, niente di più. Allora, Mollicone, diceva quella ragazza, noi ogni mattina ci svegliamo e vorremmo non sentire notizie su condanne a morte, invece noi questa mattina, anche questa mattina è uscita poco fa una notizia che altre 3 persone sono state condannate a morte. Stiamo facendo troppo poco, dobbiamo tagliare i rapporti. Saviano oggi dice in una intervista alla stampa che ha raccolto una petizione di tante firme che ha consegnato ieri, l'Italia deve ritirare l'ambasciatore. Anche in Europa le libertà sono a rischio. C'è stato un primo intervento del ministro Tajani, però è troppo poco forse. No, no? Anche la Giorgia Meloni, il presidente del Consiglio, in conferenza stampa, ero presente, ha risposto in maniera molto sentita. Ha definito inaccettabile quello che sta accadendo in Iran, penso siano parole nette. Sono molto toccato da quello che accade in Iran, anche perché facendo parte di Nessuno Tocchi Caino abbiamo fatto progressivamente, prima che scoppiasse la rivoluzione, la denuncia delle esecuzioni capitali che venivano fatte prima della rivoluzione e già erano in essere. Ora si dice che i manifestanti uccisi siano 700, ma sono stime ovviamente assolutamente limitate dal fatto che non si ha piena accesso ai dati reali. In particolare è bellissimo vedere le donne iraniane, le ragazze iraniane e i ragazzi iraniani essere il motore di questa rivoluzione, anche perché forse per la prima volta o una di poche volte è una rivoluzione di popolo e penso che appunto il governo italiano debba essere molto netto. Ma è possibile, secondo lei, appunto, interrompere i rapporti, ritirare l'ambasciatore o i rapporti? Tutto ciò che è necessario per far capire che l'Italia è contro questo atteggiamento assolutamente totalitario e a favore delle libertà individuali e del popolo iraniano. L'elemento di grande speranza è quando la rivoluzione parte dai giovani e dalle donne, non può che essere vincente.
perché vuol dire che il livello di ingiustizia è diventato talmente insopportabile che c'è proprio una rivolta popolare dal basso. Questa rivolta va sostenuta da tutta della la vita, comunità internazionale, sì, vita, va sostenuta, va sostenuta con tutti i mezzi, perché è davvero inaccettabile quello che si sta vedendo, condanne a morte di ragazzi che esprimono solo la loro opinione. Cioè, nel 2023 esprimere la propria opinione nel mondo provoca ancora morti, ma non solo ovviamente in Iran, purtroppo anche in altri paesi su cui ci siamo interrogati col Qatargate frequentemente negli ultimi tempi. Quindi ci vuole l'Europa, il mondo occidentale, il mondo dei diritti, si deve schierare tutto, dal popolo alle istituzioni fino alle interruzioni delle relazioni diplomatiche, alle sanzioni economiche, perché l'Iran è un paese fondamentale, non è solo questo governo, è anche un paese di un grande popolo. Quindi stare sempre attenti, poi l'abbiamo visto con anche recentemente, non colpire i governi per colpire i popoli, cioè fare azioni mirate che mettono il governo iraniano in difficoltà, non il popolo iraniano. Ma esatto. Possiamo farlo noi questo, Paita? La presidente Stefania Craxi sta elaborando all'interno della sua commissione un documento che io mi auguro sia unitario, sostenuto da tutte le forze politiche, proprio per rafforzare la nostra iniziativa e sostenere questa ribellione di un'intera generazione e delle donne. Su questo io mi sento di dire che ci deve essere massima unità e compattezza all'interno del Parlamento. Le parole che sono state pronunciate dai colleghi in studio sono convincenti e su questo ci terrei a dire che non devono esserci in alcun modo differenziazioni. Tutti insieme nel Paese e in Europa per cercare di aiutare chi in questo momento si sta ribellando e lo sta facendo a costo della vita. Claudia? Allora, diciamo che in questa fase soprattutto l'Iran, fra l'altro, si trova in una posizione rispetto alla Russia, cioè è molto complicato il quadro, no? Perché sappiamo che un alleato della Russia in questo momento è l'Iran, molti supporti tecnologici bellici arrivano da lì. Quindi c'è tutto un tema di scambi commerciali che andrebbero, come dire, rivisti, senza danneggiare il popolo iraniano che va sostenuto, ma danneggiando questa specie di governo che c'è, il governo che c'è in Iran. Va tenuto presente questa alleanza con la Russia, che anche quella è molto importante. C'è un tema c'è un tema che riguarda tutti i diritti e che per fortuna il web, la globalizzazione da questo punto di vista ben vengano, perché noi non stiamo parlando di quello che sta succedendo a Kabul, perché a Kabul i riflettori sono molto meno accesi, perché l'Afghanistan non è l'Iran, perché i rapporti commerciali con l'Afghanistan sono inesistenti, ma là c'è una generazione di ragazze che cresciute per fortuna negli ultimi 20 anni sapendo di poter andare a scuola, le hanno chiuse in casa. Allora c'è un tema di diritti che, come ha detto il Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno, esatto, che ha messo insieme questi punti, c'è un tema di diritti che sta scappando uscendo per fortuna da tutte le gabbie di censura, di repressione, che va sostenuto dal mondo libero occidentale in tutti i modi possibili e immaginabili. Quindi bravi radicali, bene voi che lo fate, bene la stampa che ha fatto questa raccolta, bene tutti quelli bene, che stanno facendo. Bene tutto, Martino, però io sono un po' meno ottimista, nel senso che mi rifaccio proprio all'intervento di Patrick Zaki oggi sulla stampa, un intervento molto bello. Lui dice: la mia generazione sa lottare, carcere e torture non ci fermeranno. Però anche in Egitto è cambiato ben poco da Giulio Regeni in poi. Appunto, c'è il business. Ci sono talmente tanti interessi con questi paesi poi. Che cosa possiamo fare in più se poi appunto i rapporti non si interrompono perché non si possono interrompere? Ma dunque, arrivo alla risposta per inquadrare. Evidentemente siamo passati nel corso del 2022 con l'invasione ucraina dall'Iran, che era un partner per ripristinare, certo, il possibile accordo nucleare, a un avversario nucleare frontale, perché i suoi droni stanno armando Mosca. Questo ovviamente non sposta di una virgola la riflessione che è stata fatta fin qui, e non sposta di una virgola l'evidenza che è meglio vivere in un mondo in cui non ci sono regimi che incarcerano e uccidono per reati di opinione. Detto questo, per venire alla risposta, cosa si può fare? È chiaro che ciascuno ha i suoi compiti, quelli di un politico non sono quelli di chi fa il giornalista, che può al limite raccontare quello che succede e documentare quello che accade. È lecito
non come dire, alimentare false illusioni. Ci sono vastissime fette del mondo per le quali non è così semplice, come dire, esportare o imporre modelli democratici, perché non si fa con uno schiocco di dita e ahimè non si fa neanche con gli interventi militari. La vicenda afghana citata da poco fa è lì a dimostrarlo. Credo che ciascuno possa fare bene il proprio lavoro, per chi ha strumenti diplomatici li usi, chi ha l'enorme possibilità di raccontare quello che accade continua a farlo, più di così credo che sarei solo questo noi possiamo e dobbiamo farlo. Grazie a Martino Cervo, grazie Paitak, grazie Fusani, grazie. Volevo solo dire appunto che insieme alla Commissione Cultura nei prossimi giorni a Palazzo Valdina organizzerò una iniziativa di una manifestazione artistica con Fariba Karimi, che è un'artista iraniana molto brava e molto impegnata, era anche a quella manifestazione, proprio per solidarizzare, quindi invito e estendo l'invito a tutti. Andate là. Ieri non eravate in piazza. Ieri non eravate in piazza voi? No, io ero in un'altra parte d'Italia. No, non lei, d'Italia. Qualche esponente del centrodestra. Era un'iniziativa, diciamo, dei movimenti, però abbiamo solidarizzato con la manifestazione. La Commissione Cultura va bene. Adesso c'è Andrea Pancani, Coffee Break. Ci vediamo domani, arrivederci.